Bentrovati su Turni di Peschiera. Mercoledì il nostro appuntamento con gli approfondimenti su Peschiera del Garda comincia. E comincia da dove oggi? Da sopra il ponte dei Voltoni. Siamo proprio sul ponte cinquecentesco che fa parte della cortina muraria di Peschiera del Garda, quindi fa parte delle mura storiche patrimonio UNESCO del 2017 di Peschiera del Garda, e siamo proprio sulla cerniera che unisce le due isole che compongono il centro storico di Peschiera. Peschiera di fatto è un'isola vera e propria. Il centro è avvolto da questa cortina muraria pentagonale che agglomera all'interno di sé due isole che formano alla mia destra la zona, diciamo, civile, ovvero dove ci sono le abitazioni delle persone, dove c'è la chiesa, dove c'è le carceri 30 maggio, ex ospedale Asburgico, e alla mia sinistra l'altra isola che era chiamato il quartiere militare Asburgico dell'Oltremincio. Infatti era una zona dove vi erano solo case e abitazioni militari, e quindi l'altra isola che compone il centro storico di Peschiera. Questo ponte, come ho detto, è un ponte maestoso, molto imponente, è un terrapieno di fatto, quindi è un sistema difensivo questo ponte, oltre ad essere collegamento è proprio una cortina difensiva, che da dove? Da e si affaccia sul canale di mezzo. Il canale di mezzo è, come suggerisce il nome, il canale centrale di Peschiera del Garda, da dove le acque del Garda, entrando dal ponte San Giovanni, che è esattamente davanti a noi, è proprio quello là, entrano e avanzano le acque del Garda per passare sotto questo ponte a cinque archi per unirsi agli altri canali e formare poi il fiume Mincio. Siamo qui perché la nostra volontà è quella di raccontare un po' le curiosità e la storia. Allora, una storia che è sicuramente bella da conoscere e affascinante è quella che riguarda i grandi lavori che interessavano Peschiera verso gli anni 20 del Novecento. Infatti, come potete vedere da queste immagini, questo canale, per essere, diciamo, consolidato, fu completamente asciugato, venne completamente tolta l'acqua che appunto riempie questo canale, fu scavato, furono, come vedete, anche cementate le sponde a destra e a sinistra, quindi facendo degli invasi in cemento a rafforzo, furono anche, diciamo, scavati i basamenti di questo ponte in cui siamo sopra in questo momento. Infatti, oltre a vedere le immagini delle punte sommerse, che sono, diciamo, gli avamposti, diciamo, i piedestali di questo ponte, vedete nelle immagini storiche anche i basamenti come erano prima della fortificazione che fu fatta in cemento armato per consolidare le mura. Questa fu un'opera veramente incredibile, basti pensare che nei primi del Novecento si dovette fare un'occlusione davanti al porto di Peschiera per arginare le acque del Garda, interromperle, fare un'altra occlusione appena dietro questo ponte e poi pompare tutta l'acqua che c'era all'interno di questo canale all'esterno per poter poi lavorare. Infatti nelle immagini si è visto anche che era presente una piccola ferrovia all'interno di questo canale asciutto per poter caricare i fanghi, i detriti, per asportarli, quindi aumentare l'invaso, la pervietà e la capacità proprio di fluidodinamica delle acque del Garda, che proprio da qua passano di fatto. Quindi furono lavori veramente importanti. Ogni volta che guardo le immagini storiche di questi lavori, questi montaggi fotografici, mi rendo conto dell'incredibile lavoro svolto, e tanto che oggi, se si dovesse pensare di dover fare nuovamente un intervento di questo tipo, penso che solo a livello burocratico ci metteremo decenni per poter arrivare ad un inizio lavoro. Fortunatamente furono fatti un secolo fa, e anche grazie a questi lavori, per questo lo ricordo molto volentieri, ed è per questo anche che si trovano le tabelle sopra il ponte che abbiamo messo proprio per raccontare questa storia. Ecco, e grazie anche a questi lavori che le mura di Peschiera, il canale di mezzo, come il ponte dei Voltoni, si sono preservati a noi, così integri, così ben conservati. Quindi un tributo a questa storia è assolutamente doveroso, ed è il motivo degli approfondimenti del mercoledì di Turni di Peschiera, perché la nostra volontà è quella di darvi qualche pillola in più, qualche spunto in più di riflessioni e uno stimolo per venire a visitare questa città, che è incredibile, perché è una città che sorge su un'isola, nell'unico emisfero del lago di Garda, completamente circondata dalle acque del Garda e all'interno di un sistema fortificato che, oltre a essere patrimonio mondiale dell'umanità, è anche veramente una struttura rinascimentale che è unica nel suo genere in Italia. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo mercoledì su Turni di Peschiera. Venite a visitare Peschiera del Garda anche d'inverno, perché, come vedete, il fascino e la tranquillità
che sa trasmettere Peschiera durante questa stagione è unico e impagabile e merita assolutamente di essere vissuto e provato almeno una volta. Arrivederci, grazie, viva Peschiera e viva il Lago di Garda!